Sì, buonasera, con il tecnico Zeman si è toccato il fondo questa sera, Zeman. E quando si perde è sempre brutto, ma io penso che la squadra non meritava di perdere. Ha fatto una discreta partita. Sì, grazie, siamo con il presidente Pescara, Daniele Sebastiani. In occasione del gol del pareggio, però subito, intendo, la squadra era messa malissimo su quella catena di sinistra. Imbarazzante come si è preso il gol, è d'accordo? Da sinistra si è preso. Sinistra del Pescara. Per me era la destra. Ma io intendo il gol del pareggio della Spalla, quando la Spalla nella sua corsia di destra e Pescara si è fatto trovare scoperto nella sua sinistra. Sì, lì era un contropiede, la palla dentro, noi pensavamo che era fuori gioco, invece non credo che c'era. Abbiamo preso il solito gol, ma gol fa parte del calcio. Come si può venire fuori da questo momento difficile, Zeman? Cercando di insistere, cercando di migliorare. Io penso, ripeto, per me la squadra non ha fatto brutta partita, eravamo abbastanza aggressivi, poi in costruzione forse eravamo al primo tempo un po' troppo lenti, però la squadra ha cercato e ha giocato. Merola si è fatto male o nulla di grave che ci può dire? Non lo so che c'ha, ha preso la botta sul ginocchio, bisogna vedere come prosegue. Studio, una domanda per Zeman. Alessandro Alberti per Zeman. Innanzitutto, mister, buonasera. Le faccio una domanda che sembrerebbe scontata. Come pensa di poter cercare di presentare una squadra che, a mio avviso, il Pescara andrà a fare i playoff anche se viene da due sconfitte, insomma, in una situazione, in una condizione migliore di quella che abbiamo visto nelle ultime due partite? Come pensa di poter lavorare per i playoff e presentare una squadra migliore rispetto a quella vista nelle ultime due partite? Chiede Alberti da studio. Ma io non la voglio migliorare, io voglio che c'è un po' più fortuna, che non sbaglia rigori, non prende i pali, ma poi basta. Chiedo un'ultima cosa e poi la dobbiamo lasciare. Zeman, sul scelte, Tuniov è l'unico giocatore che non si è scaldato, ha un qualche problema fisico o solo scelta tecnica? No, mi serviva più aggressione e per me quei tre nel mezzo erano abbastanza messi bene, tranne di nuovo squizzato, che è difficile che lo troveremo aggressivo.